sangue, nella repressione ovviamente, illustra bene che anarchia è il contrario, proprio il contrario di violenza. Di violenza. L'anarchia lascia decidere ad ognuno il proprio destino, cioè se aderire o meno ad una collettività. Quindi la collettività diventa un modo di realizzarsi per chi lo vuole, e le leggi diventano, diciamo, un modo di accordarsi sull'organizzazione comune. Quindi non lascia a nessuno la possibilità di esercitare violenza sugli altri, per esempio pretendendo di possedere beni che per natura sono pubblici, come la terra o come l'acqua. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo di infame passato. L'aborrito confin sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati. E allora nel cuor, pensando all'avvenire, che sarà lo strazio ed il soffrire. Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con un ciclo che abbiamo intitolato Contropotere. Avete appena sentito queste parole nella canzone, una canzone di un anarchico che si chiamava Sante Ferrini, che all'inizio del Novecento scriveva queste parole: allor nel cuor, pensando all'avvenire, cesserà lo strazio ed il soffrire. Diciamo che proprio in queste parole c'è molto dei temi che tratteremo oggi. Abbiamo intitolato l'intero ciclo, vedete, Contropotere, perché esso vuole essere una riflessione sul potere, sul concetto di potere, sui suoi effetti negativi sulla società umana e sulla necessità di contrapporre al potere la sua negazione, per migliorare lo stato di benessere dell'umanità. Ecco perché sono proprio le parole della canzone che abbiamo appena sentito. E vedete, comprendere il significato di potere non è una cosa semplice, soprattutto comprenderne le implicazioni, perché viviamo in una società che è basata su questo concetto di potere, quindi noi vediamo il potere dal di dentro. Lo viviamo continuamente, siamo in qualche modo succubi del potere stesso. E quindi per promuovere questa riflessione abbiamo pensato di iniziare il ciclo parlando del potere, non dicendo cosa esso sia, no? Ma al negativo, dicendo, cercando di dire, cosa sia la negazione del potere, appunto rappresentata attraverso la parola anarchia. Poi nei prossimi due incontri di questo ciclo con Maria Antoinette Goicolea vedremo un esempio concreto di contropotere realizzato dal cooperativismo basco e poi con Ivan Mangiola analizzeremo nella terza conferenza altre interessanti, diciamo, situazioni di società basate sulla negazione del potere, i matriarcati moderni. Speriamo quindi alla fine di questo percorso di trovarci con una comprensione maggiore di questa parola, di questo concetto, il cui senso è molto diverso, veramente molto diverso e anche più profondo di quello comune e scontato a cui abbiamo fatto ormai l'abitudine. Cercheremo proprio di vedere questo durante questa prima conferenza. E
Partiamo da questa parola, anarchia. Anarchè è l'etimo da cui deriva una parola greca, vedete che è formata da due parti, un alfa privativo che ci dice che si sta negando qualcosa e poi la parola archè, che appunto evidentemente designa quello che si sta negando. Cos'è l'archè? Per i greci archè significava principio ordinatore, legge universale. Questa era l'accezione che ci è arrivata attraverso i filosofi, no? La ricerca dell'archè, dell'origine di tutte le cose, di Talete, di Anassimandro, dei grandi pensatori greci. Quindi anarchia significherebbe rifiuto della legge, addirittura della legge universale? Vedete, quando si tratta delle parole, bisogna andare con i piedi di piombo e cercare di capire che la parola ha sempre tante accezioni. Nel caso di anarchia si fa riferimento a un'accezione particolare del termine archè. La prima volta che questo termine apparve nella letteratura greca fu in una tragedia di Eschilo, I Sette contro Tebe, in cui c'è un personaggio femminile molto famoso, Antigone, che esprime un sentimento di disobbedienza e di ribellione, diciamo, nei confronti dei governanti, i governanti che le impediscono di seppellire il fratello. E li minaccia Antigone, li minaccia che se nessuno si assumerà l'incarico di seppellirlo, allora lei stessa compierà il rito funebre contravvenendo appunto al divieto. Quindi vedete, disobbedire, ribellarsi a qualcosa che è legge, ma che l'individuo ritiene ingiusto. Non si tratta di disobbedienza fine a se stessa, ispirata da un qualche interesse personale, disobbedisco perché non sono d'accordo e quindi voglio imporre il mio volere personale, è la disobbedienza di Antigone, di chi ritiene che ci sia una legge etica superiore, appunto, seppellire il fratello è un fatto che si sente dentro come giusto, condivisa magari ancora meglio con un sentimento collettivo, popolare, tutti sentono giusta quella cosa. Quindi non è la legge che si fa da sé, egoisticamente. Cerco di rappresentarvi un po' meglio questo concetto, ripeto, non è facile comprenderlo. Si banalizza molto spesso il concetto di anarchia. Caos, rifiuto del governo, rifiuto della legge. In realtà il concetto è molto diverso e si capisce meglio con degli esempi pratici, magari anche con degli esempi artistici, che con tante parole. Per restare, diciamo, al teatro, a un teatro però a noi più contemporaneo rispetto ad Antigone, in una famosa commedia di Edoardo De Filippo, dal titolo Filumena Marturano, molti di voi l'avranno anche vista. Il personaggio protagonista è una donna, appunto, Filumena, di origini umilissime, che per fame e per disperazione da ragazzina finisce a doversi prostituire. E nel postribolo dove si prostituisce, conosce un ricco giovane napoletano che si chiama Domenico Soriano e si innamora di lui. La storia è tutta qua. La storia di Filumena e di Soriano. Quest'uomo la tira fuori dalla prostituzione, la fa diventare la sua concubina, però non la sposa, non la sposò mai perché, diciamo, gli conveniva tenerla in casa come se fosse una moglie vera e propria, però, ecco, rimanere scapolo per poter continuare a fare una vita da scapolo. Frequentare le donne che gli pareva e avere a casa una sorta di governante serva non pagata perché è così che la tratta, mentre invece Filumena fa veramente la moglie, diciamo, fa la migliore delle mogli, gli amministra i beni al meglio, lo ama, diciamo, si cura di lui. Allora ecco che un bel giorno questa donna si sente male. Pare entrata in agonia, in punto di morte, tanto che viene chiamato il prete, e la donna morente esprime il desiderio che appunto Soriano la sposi in punto di morte.
E l'uomo viene convinto ad accettare, accetta, perché pensa tra l'altro a me, poi che cosa ne viene di dannoso? A questo punto la posso anche sposare. Solo che dopo che il matrimonio viene celebrato, ecco, c'è una bella sorpresa. Filumena si alza, diciamo, all'improvviso e dice di sentirsi benissimo. E Soriano comprende quindi di essere stato raggirato. E davanti a Soriano, che l'accusa di averlo imbrogliato per diventare sua moglie con l'inganno, gli chiede le ragioni di questo raggiro, ecco che Filumena presenta la sua verità sconvolgente, gli presenta una verità sconvolgente. In gioventù, quando ancora si prostituiva, lei ebbe 3 figli, aveva avuto 3 figli e non aveva rivelato mai la loro esistenza, diciamo, a Soriano. Perché sapeva che lui l'avrebbe scacciata, come già altri a suo tempo la volevano convincere ad abortire. Invece Filumena aveva scelto di mettere al mondo questi figli, era riuscita ad allevarli, sottraendo proprio delle somme, delle piccole somme a Soriano, facendo la cresta sulla spesa, vendendo oggetti che lui le regalava, insomma, con piccoli stratagemmi, e non si fece mai neppure conoscere dai figli. Filumena li aveva messi a balia per non farli vergognare di avere una madre prostituta. Alla fine, ora che erano diventati grandi, perché questi figli a questo punto sono grandi, ecco che aveva concepito la necessità di procurare loro un cognome, di non farli vergognare più di essere figli di padre ignoto, e gli era sembrato giusto che avessero il cognome dell'uomo a cui lei aveva sacrificato tutta la sua vita. Ma Soriano si oppone con energia alle richieste della donna, diciamo, intende fare annullare il matrimonio e si rivolge a un avvocato, si rivolge alla legge. Vorrei farvi vedere un piccolo video veramente breve in cui c'è questo incontro tra Filumena Martorano e la legge, l'avvocato. Se lo facciamo partire, Ivan. Grazie. Dunque. Dunque, qua c'è l'avvocato, parla con lui. Io qua a legge ci tengo poca amicizia. Ad ogni modo, di che si tratta? Ecco, signora, per il caso, insomma, espostomi, non so, da lui, dall'altro. Il fatto che è successo, signora, c'è l'articolo 101 che io ho trascritto. Se permettete, signora, lo faccio sentire. Guarda. È chiaro, eh? Articolo 101, signora. Matrimonio in imminente pericolo di vita. Nel caso di imminente pericolo di vita, eccetera, eccetera, spiega le modalità. Ma l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Perché la vostra, secondo la versione del signore, è stata una finzione. C'ho i testimoni. Lucia la cameriera, Alfredo, il portiere, Rosalia. L'infermiera. Sì, l'infermiera pure, sì. Appena si è alzata dal letto, ha detto auguri, felicissimi, siamo marito e moglie. No. È che scherziamo. Scusate. No, guardate, signore, ci sta a suo vantaggio l'articolo 122, violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, il cui consenso è stato estorto con violenza o è escluso per effetto di errore. Insomma, l'estorsione c'è stata. In base all'articolo 122 il matrimonio viene impugnato. Io non ho già capito. Io ti ho sposato perché dovevi morire. No, non è così. No, il matrimonio non può essere sottoposto a condizione. Non è che io ti sposo se tu muori. No, quello c'è sta proprio un articolo che poi non ricordo bene il numero. Insomma, se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile o il sacerdote non può procedere alla celebrazione del Sì, ma matrimonio. siccome avete detto che l'imminente pericolo di vita non c'è Non c'è stato, stato, sì. e in base a quel pericolo io. Ah, State ecco. zitto, che manco tu hai capito niente. Avvocato, spiegatevi bello chiaro chiaro. A napulitana. Signora mia, la napoletana, qua sta l'articolo, leggete voi stessi. Io carta non accetto. Beh, insomma, guardate, signore, siccome voi non siete stato un bonde morte, il matrimonio si annulla, non vale. Non va. No, non vale, non vale così. Io prego. Il prete, ma il prete vi dice lo stesso. Anzi, vi dice che avete oltraggiato il sacramento, signora. Non vale. Ci Non devi vale. credere. No, non vale, non Aveva morito. vale. Ecco. Sì, muoveva. E allora sarebbe stato validissimo.
E lui si poteva mogliare un'altra volta, poteva avere dei figli. Sì, ma sempre da vedovo, quest'altra probabile donna avrebbe sposato sempre il vedovo della defunta signora Soriano. Sarebbe diventata la signora Soriano, morta. Bella soddisfazione. Ma allora io ho già speso una vita per formare una famiglia, la legge non me lo permette. Questa è giustizia, avvocato. Sì, ma la legge non può sostenere un vostro principio, sia pure umano, rendendosi complice di un espediente perpetrato ai danni di un terzo. Insomma, Domenico Soriano non intende di unirsi in matrimonio con voi. Ma allora, ma se hai dei dubbi, interroga un avvocato di tua fiducia, sì, un legale suo, sì, perché sei sospettoso come sì, me. Sì, sì, sì. No, no, ci credo. Sì, è vero, ci credo. Non perché me lo dici tu che hai tutto l'interesse, no perché me lo dice l'avvocato, perché io all'avvocato non ne conosco, ma guardandoti in faccia, che ti credi che non ti conosco? Si è diventato un'altra volta con me prima, hai pigliato la stessa aria padrona, ti sei calmato. La bugia me l'avresti detto senza guardarmi in faccia con gli occhi a terra, perché tu bugie non hai saputo mai dire. Sì, è vero, ci credo. Beh, avvocato, voi procedete. Sì, se voi mi date mandato, naturalmente. Io mando, io nemmeno te voglio. Avvocato, procedete legalmente, non ne voglio nemmeno io. No, e non ne ho vero che stavo in punto di morte. Non ne ho vero che stavo morendo. Volevo fare una truffa, ma voleva rubare un cognome. Ma conosceva solo la legge mia, che è la legge che fa ridere, no quella che fa piangere. A voi, venite acca! Filomè, ma tu la vuoi finire? Stato zitto! Voglio qui si tuomana, state ma sentì. Casta a gente, omun con tutte le leggi e con tutte i diritti, omun che si difende qua a carta e qua a penna. Domenico Soriano è l'avvocato, e c'è stonghia, Filomena Marturana, che la qua leggia soia e che non sape piangere, perché a gente, Domenico Soriano, me l'ha detto sempre, avesse visto mai una lacrima in tacchi l'occhio. E io senza chiagnere, ho verito, l'occhio mio è asciutto come un'esca. Voi mi siete figlio? Qui, Filomè! E chi sei tu che mi impedisce di dire vicino ai figli miei che mi sono figlio? Avvocato, che sta legge da mondo mi permette? No! Volevo rubarmi un cognome, ma conoscevo solo la legge mia, quella che fa ridere, non quella che fa piangere. Vedete, Filomena voleva fare evidentemente solo del bene, no? Non a se stessa, ma ai suoi figli. Inoltre, diciamo, all'intelligenza di ognuno di voi, no, penso che appaia giusto che un uomo come Soriano dovrebbe riconoscere le proprie responsabilità, no? E Filomena si lamenta. Allora io ho speso una vita, dice, e poi la legge non me lo permette. E questa è giustizia, avvocato, dice. Eppure la legge dà ragione a Soriano. L'avvocato dice, la legge non può sostenere un vostro principio, sia pure umano. Quindi la legge non necessariamente è umana. Perché spesso e volentieri, diciamo, col pretesto dell'ordine, di mantenere l'ordine, sostiene semplicemente il diritto del più forte. Quello che lo impone con la forza, magari delle armi, ma anche della massa, della maggioranza, della democrazia. C'è molto su cui riflettere. Di esempi di leggi ingiuste, la storia è piena. Diciamo, nel settembre del 1935, durante l'annuale congresso del partito nazista a Norimberga, Hitler promulgava per esempio le leggi razziali. La prima di queste leggi, diciamo, negava agli ebrei la cittadinanza tedesca. Gli ebrei non furono più considerati cittadini tedeschi, ma appartenenti allo Stato, quindi roba dello Stato. Questo comportò la perdita di tutti i diritti, anche quelli più basilari come il diritto di voto, per esempio. La seconda legge, la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, proibiva i matrimoni tra tedeschi ed ebrei e anche il lavoro di ragazze tedesche presso degli ebrei. E due anni prima gli ebrei erano stati già esclusi da tutti gli impieghi pubblici, dalle professioni medico, legali.
In Italia nel 1938 furono promulgate leggi simili dal fascismo di Benito Mussolini. Ma nei civilissimi Stati Uniti non è che succedeva di meglio. Pensate che fino al 1866 la legge statunitense ammetteva che persone di pelle nera potessero essere detenute in schiavitù. Anzi, fino agli anni 60 i neri erano soggetti a leggi che li segregavano, non potevano studiare nelle scuole dei bianchi, non potevano salire sugli autobus dei bianchi, era vietato il matrimonio interrazziale, insomma. Ci vollero movimenti, e movimenti anche brutali, come la Resistenza partigiana in Italia, il movimento per i diritti civili guidato da Martin Luther King negli Stati Uniti, per ribellarsi a quelle leggi. In modo pacifico o anche, come nel caso dei partigiani, usando la forza. Forse questi esempi ci possono far riflettere, forse, che la legge non è di per sé giusta, né in epoca antica né in epoca moderna. La legge è il risultato di un'organizzazione sociale, penso che su questo possiamo essere tutti abbastanza d'accordo. Se lo Stato è di tipo tirannico, la legge la fa a suo arbitrio il tiranno. Se lo Stato è oligarchico, diciamo, la fanno pochi tiranni messi insieme. Se lo Stato è democratico, la legge la fanno i rappresentanti del popolo. In nessun caso la legge è automaticamente buona e giusta. Allora, quando una legge è giusta? Questa è una prima riflessione che vi propongo. Platone, in un dialogo molto famoso, importantissimo, dal titolo appunto Le leggi, allarga la prospettiva della legge dalla città, diciamo, all'ordine divino presente nel cosmo, dicendo: ecco, c'è un ordine cosmico, di cui l'ordine politico è, diciamo, una parte più piccola. Uno dei protagonisti di questo dialogo, l'ateniese, illustra con un esempio, diciamo, l'origine della legislazione, come nascono le leggi. Narra che quando vi fu il diluvio, gli unici a salvarsi furono gli uomini, diciamo, che vivevano in alto, che vivevano nelle alture, popoli che vivevano di pastorizia e che ignoravano la politica, che non avevano mai provato la brama del guadagno, dell'avidità, mentre invece quelli che vivevano vicino al mare avevano sviluppato questi vizi. Invece, questi uomini della montagna, ecco, erano animati da uno spirito di solidarietà, di benevolenza gli uni verso gli altri, e grazie anche all'abbondanza di pascoli, diciamo, la necessità di nutrirsi, diciamo, di sopravvivere non era un problema. E quindi, tra l'altro, non vi erano a quell'epoca legislatori. Non sentivano proprio la necessità di legislatori, addirittura non avevano la scrittura, quindi seguivano norme che si tramandavano nel tempo da padre in figlio, e nei gruppi familiari erano i vecchi, i saggi, che detenevano il potere decisionale, chiamiamolo così, di fatto una società anarchica. Questo è proprio un esempio di società anarchica. Poi, piano piano, col passare del tempo, questi gruppi si riunirono in comunità più grandi, si diedero un'organizzazione politica, scesero a valle per coltivare i campi. Cominciarono a costruire confini gli uni contro gli altri, per dividersi, anche perché piano piano si dimenticarono delle loro origini comuni. E quindi, diciamo, pensavano di appartenere a specie diverse, a famiglie diverse, con lingue diverse. Ecco che venne fuori, si arrivò alla guerra di Troia nel mito di Platone. La causa quindi di tutto ciò, dice Platone, di questa divisione tra gli uomini e quindi della necessità anche di organizzarsi in modo diverso, è individuata nell'ignoranza. L'ignoranza quindi che si esprime nella ricerca di un piacere contrario alla ragione. Non è possibile, dice Platone, affidare a persone stupide, a persone ignoranti, a persone stolte, compiti di governo, no? Al contrario, il buon legislatore deve essere una persona saggia, una persona assennata, che ricerchi l'armonia. E questa armonia
era vista da Platone nella natura, in questa legge di natura che veniva seguita appunto dai pastori che abitavano sulle alture. Quindi, come si vede, Platone, che è stato uno che ha riflettuto molto sul potere, sul concetto di potere, Platone ammette che soltanto il bene, che in politica va inteso come benessere comune, debba essere a fondamento della legge e dello Stato. Quindi non è che Platone non ammetta l'esistenza dello Stato, al contrario, pensa che lo Stato sia addirittura, diciamo, un modo naturale che gli individui sentono dentro di sé per organizzarsi, di organizzarsi. Addirittura per i popoli arcaici, dice Platone, non c'è bisogno di leggi, proprio perché la giustizia naturale era una prassi. Quindi l'organizzazione è spontanea, è naturale. Lui dice, non è che nella natura noi vediamo che diciamo, gli animali, oppure addirittura gli elementi naturali, si organizzano in stati. L'organizzazione è qualcosa di spontaneo ed è qualcosa di funzionale. Le parti collaborano tra loro. E la decadenza, dice Platone, la decadenza quindi nel caso degli uomini, la decadenza dei costumi, avviene quando si cerca di individuare in qualcos'altro il fondamento dello Stato, in qualcos'altro di diverso dalla natura, in qualcosa di diverso dal bene. In che cosa? In qualcosa come la volontà individuale di un singolo uomo o di un qualche gruppo di uomini. Quando si cerca di individuare in queste volontà personali il fondamento dell'organizzazione, ecco che l'organizzazione decade. Questo fondamento lo chiamiamo potere. Questa volontà personale arbitraria è il potere. Il principio, l'archè dello Stato moderno. E a questa riflessione che si rifà il concetto di anarchia, che nega appunto l'archè. Platone non riconosce alcun archè, nel senso quindi alcun fondamento, che non sia il bene e che si ritrova pienamente solo nella natura. Quindi Platone è il più anarchico degli anarchici, sebbene non ve lo dirà praticamente quasi nessuno, e troverete altro, diciamo, in tanti libri che parlano di Platone. Eppure Platone elaborò il mito di Atlantide, sapete bene, come esempio di comunità organizzata secondo una legge naturale, almeno in un primo momento. Gli Atlantidei cercavano di seguire l'idea del bene, poi però che fanno? Cominciano a allontanarsi da tale idea e quindi Atlantide precipita nella corruzione. Il mito racconta che la città sprofonda, è solo un'allegoria, ciò che veramente sprofonda è appunto la purezza e la bontà di quell'organizzazione politica. È nella Repubblica che Platone, la Repubblica è il famoso dialogo di cui anche qui avrete sentito parlare, in questo dialogo Platone illustra il suo concetto di relazione tra potere e società. Proprio nel libro primo noi vediamo, nel libro primo della Repubblica, la contrapposizione tra due idee di Stato. L'idea di Trasimaco, uno dei due personaggi che entra in gioco in questo dialogo, è quella di Socrate. Trasimaco sostiene che la giustizia sia l'utile del più forte. Questa è l'idea di Trasimaco. È come dire che l'archè, il fondamento dello Stato, debba essere, diciamo, la legge del più forte. Invece Socrate sostiene che la giustizia sia la virtù dell'anima e quindi si basa su un'idea di conoscenza, perché evidentemente fare il bene significa conoscerlo e quindi qui Platone pone in relazione l'idea di buona organizzazione dello Stato con l'idea di sapienza, di comprensione del bene che non può che essere il risultato di un percorso individuale. Il bene va cercato dentro, va cercato interiormente, non certamente in una qualche legge rivelata, in una qualche religione.
in qualcuno che ci viene a dire cosa sia il bene. Tant'è vero che poi Platone, in un altro libro proprio della Repubblica, illustra col mito della caverna come si arriva alla conoscenza. Ma questo è un discorso che non tocchiamo perché ci porterebbe troppo lontano. Quello che è qui importante dire è che il modello di città ideale di Platone è strettamente naturalistico. Si ispira a un organismo, ecco, per lui la città è come un organismo, è come il nostro corpo, che ha appunto vari organi che collaborano tra loro, non è che ci sia un organo che comanda su un altro. Ogni organo ha la sua funzione, il fegato fa determinate cose, il cervello ne fa altre, il cuore ne fa altre. Quindi ecco che il concetto di migliore, nella visione di Platone, è soltanto legato alla conoscenza, appunto. Ci può essere un individuo che ha una conoscenza più profonda, perché si è applicato a cercarla, perché l'ha raggiunta, ecco. Non è di tipo gerarchico il concetto di migliore, non è che ci sia una gerarchia in Platone di, diciamo, di esseri umani migliori. Anzi, c'è un concetto di fratellanza. Essendo tutti appartenenti allo stesso organismo, tutti si dovrebbero sentire fratelli, ognuno essere contento di ciò che fa e ognuno con la stessa importanza di tutti gli altri. Quindi il modello di città di Platone non è gerarchico, ma è, diciamo, collaborativo e distribuito. Perfino la famiglia è distribuita nella visione di Platone. L'educazione dei figli, per esempio, non è affidata alla coppia, è affidata alla collettività. Esistono i matrimoni, ovviamente, e sono celebrati, questo è curioso, tra i cittadini migliori. Migliori nel senso, appunto, che hanno raggiunto un certo grado di saggezza, nel senso di maturi, quindi coscienti per procreare, perché la procreazione non è un gioco, non è un divertimento. Quindi, vedete, non c'è alcun comunismo. Nel platonismo, in molti posti voi leggete, venite a sentire che Platone era comunista. Assolutamente no. Il comunismo è una dottrina economica, materialistica e dialettica, diciamo, che si basa sull'idea di distribuire equamente le risorse, no? Le risorse materiali per evitare un'ingiustizia, appunto, materiale. Il platonismo vuole raggiungere una giustizia più ampia rispetto alla giustizia materiale e non usa solo la logica, quindi come invece il comunismo che è dialettico. Platonismo usa anche quella che Platone chiama la noetica, cioè l'intuizione, la capacità di ognuno di noi di avvertire ciò che è giusto per via strettamente personale e per via interiore. Platone fa capire che non basta dividere equamente le risorse per ottenere il bene, così come non basterebbe, diciamo, in un corpo dare a tutti gli organi lo stesso alimento, diciamo. Ogni organo ha un compito specifico e ha le sue necessità. Per esempio, sapete che il cervello ha 20 volte più bisogno di ossigeno del fegato, quindi non è che prendiamo l'ossigeno, lo distribuiamo equamente a tutti gli organi e tutto funziona per il meglio. La comunità dovrebbe invece organizzarsi funzionalmente per garantire il benessere collettivo, cioè il benessere dell'intero organismo, e non per garantire, diciamo, il potere dei pochi o dei molti, cioè aristocrazia o democrazia, ma il benessere di tutti, dice Platone. E ciò non dipende soltanto da come si distribuiscono le risorse materiali. Quindi, partendo da questi temi, Platone, tramite le parole di Socrate nella Repubblica, costruisce uno stato ideale, dove vige una giustizia teoricamente perfetta. Questo stato lui lo chiama Callipolis, appunto, una città dove vige una giustizia perfetta e in cui l'organizzazione è pensata come corrispondente all'organizzazione dell'anima. Cioè lui propone una tripartizione tra, diciamo, governanti filosofi, coloro che prendono le decisioni, i guardiani, guerrieri, coloro che devono, diciamo, sovraintendere alla, diciamo, alla protezione, ecco, della città, devono proteggere la città, e poi, ecco, i lavoratori, coloro che hanno delle funzioni pratiche, coltivare i campi, oppure fare gli artigiani. E vedete,
questa divisione per lui non è operata dagli uomini, non è che è una divisione scelta da questo o quel governante, bensì dalla natura, cioè quindi da una, se volete, legge che è superiore dagli uomini stessi. Lo Stato, per Platone, ha origine naturale e non viene fuori da un contratto tra membri, un contratto politico, come in molte proposte moderne accade. Quello che dice Platone è che uno Stato è equilibrato se si regge sull'equilibrio. Quindi, ovviamente, tutto ciò che è sproporzione dovrebbe essere eliminato. Platone dice, ad esempio, una cosa fondamentale, dice se la virtù e il denaro si mettono sui piatti della bilancia, l'una fa saltare l'altra. Quindi, diciamo, virtù e denaro stanno in opposizione tra loro. Comincia a riflettere Platone sul concetto di ingiustizia legata al denaro. E questo è uno dei principali principi anarchici. L'anarchia farà proprio riferimento, l'anarchia in senso storico, a questo principio. Platone sostiene che la ricchezza non è qualcosa che riguarda il singolo individuo, cioè non è che è un problema perché riguarda il singolo individuo, perché l'individuo si vizia o si corrompe, è un problema che riguarda la collettività, perché si traduce in potere, perché l'individuo si corrompe per via della ricchezza a causa dello squilibrio che si introduce nella sua stessa psiche e comincia a voler violentare gli altri. E da questo desiderio di violenza sugli altri che nasce appunto l'arroganza del potere. E quindi la ricchezza, dice Platone, deve essere eliminata perché sbilancia la virtù della comunità. Ma, quindi, per esempio, Platone si oppone alla proprietà privata, ma non è che si opponga alla proprietà privata nel senso di un possesso di beni materiali. A Platone non interessa assolutamente il fatto che ognuno possa avere dei beni materiali. Il problema fondamentale per il singolo individuo è che l'eccesso di beni materiali può portare appunto a uno squilibrio della propria personalità. Ma quello che è veramente importante è che chi sta a governare non deve avere questo squilibrio, perché se veniamo governati dagli squilibrati, evidentemente la società sarà squilibrata. Quindi diciamo che l'opposizione alla proprietà privata era soprattutto per i governanti, nella visione di Platone. I governanti non dovevano avere beni privati. E questo è l'aspetto che ha fatto passare Platone per comunista. In realtà, diciamo, molti dei contemporanei non hanno capito niente di Platone. Per esempio, capì poco di Platone Popper, che lo accusava appunto di essere un comunista totalitario. A Platone, ripeto, non interessa nulla che un comune cittadino abbia dei beni, nel senso la casa o i mobili. Interessa che il governo, le decisioni siano affidate a dei cittadini che si sono evoluti così tanto studiando. I governanti per Platone dovevano avere una certa età e dovevano, diciamo, avere una certa sapienza raggiunta attraverso lo studio, in maniera tale da essere veramente disinteressati, veramente equilibrati. Quindi Platone non disegna un potere dello Stato sul singolo. I filosofi che dovrebbero governare, secondo Platone, non hanno un interesse verso il potere. Dovrebbero essere proprio quegli uomini che non hanno alcun interesse verso il potere. Tant'è vero che il filosofo, diciamo, quasi quasi si intristisce per il fatto che si deve mettere a governare, perché vorrebbe fare altro. Il filosofo cerca la conoscenza. Ecco che diventa un dovere per il filosofo quello di mettere la conoscenza al servizio della collettività. Quindi vedete che non parliamo di uno Stato fondato sul contratto, ma di uno Stato naturale, forgiato sul bene. Una speculazione di 2300 anni fa. E se noi pensiamo invece su che cosa è fondato il nostro concetto di Stato, io, diciamo, non voglio soltanto oggi proporvi degli spunti di riflessione, quindi non voglio dare risposte, piuttosto stimolare delle riflessioni, ma se ci pensate siamo molto molto lontani da questa visione che vi ho appena illustrato. Per esempio sulle donne, no? Sul sessismo, Platone ha delle idee che
viste, diciamo, in prospettiva attuale, sono molto interessanti, no? Oggi abbiamo discussioni molto forti sul sessismo. Platone dice nella Repubblica, riguardando i compiti assunti da uomini e donne nella società, non c'è quindi nessuna attività di coloro che amministrano la città che sia della donna in quanto donna né dell'uomo in quanto uomo, ma le nature sono disseminate in ambedue gli esseri, e di tutte le attività partecipa la donna secondo natura e di tutte del pari l'uomo, solo che la donna è fisicamente più debole dell'uomo. Questo quindi non vuol dire che le donne non possono ascendere ai più alti gradi della Repubblica. Tutti gli esseri umani, a prescindere dal loro sesso, possono fare qualunque cosa. Donne e uomini possono fare qualunque cosa la natura conceda loro. Questo è il limite. No, per esempio, un maschio non può fare figli, osserva Platone. Oppure una donna di fisico medio non può sollevare gli stessi pesi di un uomo di fisico medio. Queste sono differenze solo di tipo anatomico-fisiologiche, non sono differenze nell'anima o nella dignità umana. No? E questa è una riflessione di 2300 anni fa, mentre noi oggi continuiamo a parlare in modo molto diverso su questa distinzione tra i sessi. Dopo Platone, molti anni dopo, diciamo, un'altra proposta abbastanza simile a quella della Repubblica di Platone, un'altra utopia, no? Perché noi usiamo questo termine per definire queste proposte, fu quella elaborata da Thomas More, quello che chiamiamo Tommaso Moro, italianizzato, cioè un umanista inglese che visse tra il 1400 e il 1500, che intitolò la sua opera più famosa Utopia, da cui appunto deriva il nome che noi diamo a questo tipo di organizzazioni, in senso dispregiativo, no? Utopia era un'isola. Tommaso Moro immaginava questa isola in cui la società era organizzata in una maniera, secondo lui, ideale. La proprietà privata era vietata, come nella Repubblica di Platone. La terra doveva essere coltivata a turno dai cittadini, a turni di 2 anni. Ogni cittadino aveva un lavoro che non lo doveva impegnare per più di 6 ore al giorno, quindi pensate, già tra il 1400 e il 1500 si pensava a questo orario di lavoro, e nel tempo libero i cittadini potessero occupare delle loro attività preferite, leggere, esprimere i propri pensieri e la propria voglia di conoscenza. La famiglia doveva essere al centro di questa organizzazione, una famiglia monogamica in cui era ammesso il divorzio ma non era ammesso l'adulterio, perché alla base ci doveva essere il bene e il bene contempla ovviamente il dovere, e quindi la slealtà non è contemplata e non si può venire meno alla propria parola, non si può mentire, non si può essere falsi, no, si può venire meno al contratto solo dicendo voglio appunto divorziare, finché non divorzio devo essere leale, ecco. Quindi anche per altri aspetti nell'isola di Utopia, per esempio per quanto riguarda la religione, tutte le religioni devono essere ammesse e tollerate, ognuno deve poter credere in ciò che vuole, chi fa violenza, chi infrange le regole deve essere semplicemente espulso dalla città, dall'isola. Tutti hanno diritto, secondo Tommaso Moro, a una vita pacifica, il cui fine è il benessere. Moro stesso riconobbe che l'ispirazione del suo modello era Platone, la Repubblica di Platone. Ed è a Tommaso Moro che guarderanno i primi anarchici moderni, a partire dal francese Pierre-Joseph Proudhon, che visse nell'Ottocento e che fu il primo ad utilizzare il termine anarchia per definire un qualche modello reale, concreto, di organizzazione statale. Proudhon riprende da Moro, diciamo, l'avversione verso la proprietà privata, quindi anche lui non crede nella proprietà privata, intesa come mezzi di produzione. A tutti questi filosofi non interessa nulla di quelli che sono i beni personali della persona. Quello che interessa è che qualcuno si
appropri di quelle che sono le risorse che dovrebbero essere pubbliche, no? E che a nessuno dovrebbe poter sottrarre agli altri. Tant'è vero che da questo punto di vista Pluton diceva che la proprietà privata è un furto, no? Se uno si appropria della terra, se uno si appropria dell'acqua, che sono risorse pubbliche, sta commettendo un furto. Poi se uno ha dei mobili o dei bei quadri a casa, questo non riguarda nessuno, non interessa proprio a nessuno, se non magari alla singola persona che, diciamo, coltivando grandi desideri di ricchezza, si dovrebbe corrompere e squilibrarsi. Ma ripeto, questo non è un problema che riguarda la collettività. Quindi, diciamo, lui scrive, Proudhon, un saggio del 1849 intitolato Soluzione della questione sociale, in cui pensa, espone il suo modello politico, che è quello di un sistema di mutua cooperazione tra i lavoratori, mutua cooperazione finanziaria. Cioè lui riteneva, diciamo, che si dovesse fondare una banca che fornisse credito a basso tasso di interesse, e che non ci fossero, diciamo, non ci fossero banche centralizzate, quelle che oggi chiameremmo banche centralizzate, come la Banca Centrale Europea. Quindi l'organizzazione doveva essere cooperativistica, basata sulla cooperazione. E quindi lui definì l'anarchia come assenza di signori, assenza di principi, quindi assenza di monarchi governanti in uno Stato, e quindi come bisogno di una società senza autorità, quello che i greci chiamano il kratos, no? Da cui democrazia, no? Il kratos quindi è il bisogno di imporre un'autorità su chi non è d'accordo con le leggi che lo Stato promulga. Bisogno di costringere qualcuno ad obbedire. Ecco che per Proudhon, diciamo, il concetto di proprietario è sinonimo del concetto di padrone. E quindi, diciamo, anche il capitale in campo politico è sinonimo di governo, cioè il capitale serve a imporre una volontà a qualcuno. Ecco che secondo lui, diciamo, la concezione di capitalismo come politica di governo, così come di chiesa dal punto di vista teologico, sono concetti identici. Cioè la chiesa vuole governare le anime, il capitale vuole governare lo Stato. E quindi attaccare uno solo di questi concetti significa attaccarli tutti, attaccare anche il concetto di Stato, nel senso appunto di un'organizzazione che vuole imporre anche a chi non è d'accordo determinate regole, come nel caso di Filumena Marturano, no, che si vede imposta dall'avvocato, quindi dallo Stato, delle regole a cui lei, diciamo, non è contenta di soggiacere. Quindi dice Proudhon la seguente cosa, che vi leggo: l'anarchia è una forma di governo o di costituzione nella quale la coscienza pubblica e privata, formata dallo sviluppo della scienza e del diritto, basta da sola a mantenere l'ordine e a garantire tutte le libertà. Questa è la definizione che questo filosofo dà di anarchia. Quindi lui rifiuta, Proudhon, il concetto stesso di Stato, inteso nel modo moderno di vederlo. Non stiamo parlando dello Stato di Platone, dello Stato naturale. Quello che viene rifiutato è lo Stato basato sul potere. Nello Stato di Platone il potere non c'era. I filosofi non governano perché hanno un potere. I filosofi governano perché hanno una conoscenza del bene. E quindi, diciamo, il loro ruolo è quello di mettere a disposizione degli altri questa conoscenza del bene. Non c'è una superiorità di qualcuno o un'autorità di qualcuno. E quindi ecco perché Proudhon rifiuta, diciamo, lo Stato come lo Stato moderno basato sul potere, come un'istituzione assurda, finalizzata semplicemente allo sfruttamento del lavoro altrui da parte di alcuni uomini. Questa è la sua idea. Quindi lui rifiuta ogni idea di potere che stia sopra l'individuo. Quindi il concetto di violenza. Io credo di detenere il bene,
perché sono un tiranno, quindi ho la forza di poter imporre questa mia idea agli altri, oppure mi sono messo d'accordo con altri che mi danno ancora di più forza, magari ho la maggioranza addirittura, no? Quindi, diciamo, ho da parte mia la maggioranza della collettività, quindi io impongo questa mia idea di bene. E secondo noi, attualmente, questo è il modo migliore per organizzare la società. Una convinzione, diciamo, lecita. Diciamo, noi siamo convinti di questo. Una convinzione che è maturata in migliaia di anni, e noi possiamo anche andare a vedere cosa ha portato questa convinzione in migliaia di anni, e farci le nostre idee. L'anarchia, come, diciamo, concetto filosofico, quale Platone ha cominciato a esporre, e fino a Proudhon abbiamo in qualche maniera osservato che si è sviluppata, non è stata mai messa effettivamente in pratica. Gli uomini non hanno scelto questa via, no? Quindi lo Stato, infatti, di cui parla Proudhon è uno Stato federalista, è uno Stato organizzato su cooperazione tra cittadini che quindi si mettono insieme in piccole unità, ecco perché è uno Stato federalista, e in cui si cerca di equilibrare l'autorità, nel senso di esistenza di regole. Non è uno Stato senza regole, non sono comunità senza regole, le regole ci sono, ma queste regole si, confrontano con la necessità della libertà individuale. Per cui nessuna di queste regole deve sovvertire il bisogno di libertà del singolo cittadino. Quindi il limite alla libertà del singolo cittadino sta solo nella violenza. Nel momento in cui il singolo cittadino vuole commettere una violenza, allora è questo che la natura gli deve impedire. Ma al di là, diciamo, di questa eventualità, il cittadino deve poter essere libero. Per questo l'anarchia è anche, diciamo, definita come un libertismo, perché al centro di tutto c'è il concetto di libertà individuale, che trova la sua unica limitazione nella libertà individuale degli altri. Ma al di là di questo non ci deve essere la possibilità della collettività di reprimere la libertà di un cittadino. Ecco perché Proudhon dice che questo dovrebbe essere la religione civile dell'umanità per i prossimi secoli. Quindi è chiaro che una società anarchica non è una società basata sul consenso, non è una società basata sulla maggioranza che si mette in qualche modo, che vota, no? Ma è una società basata sull'accordo delle parti. Quindi quando bisogna prendere una decisione in una società anarchica, si cerca una sintesi tra le varie posizioni discordanti. Si deve discutere e si deve trovare un punto di sintesi. Se questo punto di sintesi si trova, bene. Se questo punto di sintesi non si trova, chi non si trova d'accordo con la maggioranza deve potersi organizzare per i fatti propri. Non ci può essere l'imposizione da parte della maggioranza della propria idea, per quanto sia quella più condivisa, no? Perché è condivisa dalla maggioranza. Quindi dobbiamo anche distinguere il concetto di anarchia, come ho cercato di esprimerlo da un punto di vista filosofico, dai vari anarchismi, no? Dalle varie realizzazioni pratiche e concrete che si sono cercate di mettere in campo nella storia. L'anarchismo è un tentativo di realizzare concretamente il pensiero anarchico, ma l'anarchia non è un movimento politico. Ciò di cui vi ho appena parlato è un insieme di idee che da un punto di vista esistenziale alcuni filosofi hanno espresso, tanti uomini condividono, è un modo di vivere. Un anarchico pensa di essere padrone del proprio destino, di poter vivere come dice lui, di poter trovare la propria verità personale, e che questa verità non può essere imposta agli altri, e nessuno può imporre a lui stesso una verità esterna. Poi, ovviamente, diciamo, nella società storicamente ci sono stati dei tentativi di costruire delle collettività anarchiche, ma questo è un altro discorso. Qui parliamo di anarchismi, ne parleremo, diciamo, a breve nel prosieguo di questa conferenza, ma io vorrei innanzitutto mettere un punto su questo significato filosofico esistenziale, ecco, della parola anarchia.
Quindi l'anarchia rifiuta la violenza. Se per caso un qualche anarchismo ha cercato di perseguire l'ideale anarchico con la violenza, questa idea di violenza è comunque rifiutata dall'anarchia. Perché l'anarchico, è una persona che non vuole padroni. Quindi, non volendo padroni, non ha nessun interesse a diventare il padrone di qualcun altro. Quindi, per un anarchico, l'idea di diventare il padrone di qualcun altro è un'idea proprio ripugnante. Quindi, l'anarchico non ha nessun interesse a convincere un altro con la forza. Quindi, men che meno con la forza delle armi. Quindi, lo stesso Gandhi definiva se stesso un anarchico e aggiungeva un anarchico pacifista, per essere proprio chiari sul termine. Altre caratteristiche che l'anarchia ha vengono fuori dai concetti filosofici che ho già espresso. Gli anarchici sono contrari alle elezioni. In una società anarchica le elezioni non possono esistere, perché non c'è il concetto di rappresentatività. Un anarchico non delega niente a nessuno, non pensa che ci sia la necessità di delegare nulla a nessuno, a meno che questa delega non sia revocabile in qualunque momento. Cioè io ti dico fai una cosa per me, ma non è che questo deve significare che tu pensi e operi al posto mio, no, è soltanto un discorso di contingenza. Quindi gli anarchici non riconoscono gli stati intesi come confini, no, frontiere tra gli uomini, considerano tutti gli uomini non soltanto pari, ma anche fratelli, quindi che dovrebbero convivere in maniera solidale tra loro. Una solidarietà che non può essere delimitata da nessuna frontiera geografica, da nessun confine geografico. Gli anarchici quindi va da sé che sono antirazzisti, antisessisti, anzi sono addirittura antispecisti, quindi pensano che non ci debbano essere contrapposizioni neppure con le altre specie animali, no? Quindi si debbano rispettare tutte le componenti della natura, tutti gli esseri viventi, compresi gli altri animali. Un esempio, credo, famosissimo di pensiero anarchico lo ritroviamo nei Vangeli, lo ritroviamo, nella figura di Cristo, non tanto come personaggio storico eventualmente vissuto, quanto come personaggio letterario, cioè l'esempio di questo personaggio è forse la spiegazione più chiara da sola di cosa significhi anarchia. Gesù, vi ricordo che viene giustiziato, no? Dalle autorità romane a Gerusalemme per agitazione politica. Questa è la motivazione, della condanna di Gesù di Nazareth. Infatti, la crocifissione nell'antica Roma era prevista solo per gli agitatori politici. E l'impero romano aveva infatti un alto grado di tolleranza religiosa. Non è che mandava a morte la gente perché aveva idee religiose diverse, no? Quindi il problema di Gesù e quindi dei suoi seguaci, dei primi cristiani, è che essi non accettavano le regole che i romani imponevano. Quindi, non accettavano il culto all'imperatore, si opponevano allo schiavismo, si rifiutavano di fare il servizio militare, e questo era, per il potere, per Roma, inaccettabile. Noi li potremmo definire, questi primi cristiani, degli obiettori di coscienza oggi, no? Che si opponevano all'ordine costituito, che guardate un po' veniva chiamata all'epoca Pax Romana, era la pace romana, un po' come la pace occidentale degli statunitensi che oggi è, perché sempre pace viene denominata, no? Il potere chiama sempre se stesso pace. Oggi, questi primi cristiani sarebbero considerati alla stregua di quelli che si definiscono anticonsumisti, che sono contro il consumismo, che sono contro l'imperialismo, occidentale, che chiedessero di uscire oggi dalla NATO o dall'euro, ecco, erano trattati esattamente come sono trattati oggi costoro, sarebbero considerati folli, quindi da crocifiggere, magari oggi in senso metaforico, all'epoca proprio in senso materiale. Gesù in persona, quindi, il personaggio di uno che ha deciso di agire contro il potere, perché questo fa Gesù, in maniera assolutamente non violenta. Non fa violenza a nessuno, non vuole essere eletto re da nessuno, no? Poi gli mettono in maniera beffarda un'etichetta re dei giudei, ma lui re non volle mai essere, perché c'è il rifiuto totale del potere, anzi c'è appunto il contropotere,
una affermazione di contropotere. Io non sono d'accordo con te. E se non sono d'accordo con te, devo poterlo essere, devo poter vivere a modo mio. Nel momento in cui non faccio violenza, ovviamente, ad altri. Quindi quello che il personaggio Cristo fa veramente nei Vangeli, più che rivoltarsi militarmente contro il potere, è, diciamo, smascherare l'ipocrisia e l'inutilità del potere. È una prima grande riflessione, forse la prima di tutta la storia, sull'inutilità di una società basata sul potere. Basti vedere che cos'era la Palestina di quell'epoca. Basti vedere che cosa succedeva in quell'epoca dal punto di vista del cosiddetto ordine pubblico. Basti vedere che cosa succede oggi, nel mondo di oggi, nella cosiddetta società della pace. Di esperienze anarchiche concrete qualcuna c'è stata. Per esempio, la prima rilevante esperienza anarchica fu quella della Comune di Parigi del 1871. La Comune fu un governo diciamo di tipo socialista in senso lato, che diresse Parigi per qualche mese, dal marzo al maggio del 1871. Una collettività che adottò come simbolo la bandiera rossa socialista, eliminò l'esercito permanente e consentì di armarsi ai cittadini, stabilì l'istruzione laica e gratuita, tra le varie cose, retribuì soprattutto i dirigenti, funzionari pubblici, magistrati, con un salario che era lo stesso di quello degli operai e dei contadini, che era una cosa veramente per l'epoca incredibile, con l'idea di costruire una società fatta di città federate, appunto un insieme di città che fosse amministrata, ognuna delle quali fosse amministrata secondo un governo autonomo e senza una entità centrale, perché ovviamente l'anarchia propone modelli di democrazia diretta e per poter esercitare una democrazia diretta bisogna, diciamo, applicare il modello a poca gente, no, le polis, come nel caso delle polis greche, quindi non è che si deve fare l'impero romano, no? L'unico modello possibile è quello del federalismo. Quindi potete anche immaginarvi questa prima grande esperienza come andò a finire. Fu repressa nel sangue dalla reazione delle forze armate di Versailles, le forze del presidente Thiers, che in una settimana massacrarono 20.000 cittadini, facendo finire nel sangue questa prima grande esperienza anarchica. Però vedete, uno dice, vabbè, l'anarchia fa paura quindi a chi regge il potere, fa paura ai re, fa paura ai governanti, ai generali. L'anarchia fa paura soprattutto agli intellettuali. Se voi andate a vedere nell'Ottocento il numero di intellettuali, anche la qualità, il calibro degli intellettuali che si opposero all'anarchia, alla Comune di Parigi, ci ritrovate, tanto per dire, Gustave Flaubert, che disse delle cose terribili sull'esperienza parigina, no? La borghesia ha orrore dei poveri al potere, perché il concetto è sempre quello: il potere comincia a costruire classi sociali basati sul censo, e chi sta meglio non vuole che al potere vada chi sta peggio. Diventa un gioco di società, diventa un po' un monopoli, il risico. La borghesia sta sempre dalla parte del potere, chiamando le rivolte popolari disordine, che poi è vero, le rivolte popolari ovviamente provocano caos e disordine. Bisognerebbe però chiedersi perché esistono le rivolte popolari, no? Quindi la Comune di Parigi fu in realtà un gran disordine, proposte vaghe, gente poco istruita al governo, anche violenza verso gli oppositori, perché questo fu, non è che bisogna negare, no? Ma questo non è che l'effetto del popolo, no? Che si ribella al potere privato, sotto la spinta però di un legittimo desiderio di giustizia. Quindi chiaramente i grandi pensatori socialisti dell'epoca, per esempio Marx, no? Compresero ovviamente questo principio. Marx ammirò l'eroismo dei parigini e interpretò questo tentativo come
il tentativo di far cessare lo Stato tradizionale, accentratore, per dare spazio alle masse, per dare spazio al popolo. Cioè, ne capì l'intento antiborghese. Questo avvenne anche con Lenin, che forse diede, diciamo, un'interpretazione migliore sull'esperienza della Comune di Parigi. Tant'è vero che Lenin raccomandò ai bolscevichi di seguire proprio quell'esempio, di organizzare tutti i poveri, facendo in modo che ognuno avesse coscienza di quello che stava facendo, non tanto di essere diretto, diciamo, da un'unità centrale, ma in realtà il pensiero marxista evolve, come voi sapete bene, verso l'idea di uno Stato che dirige la rivoluzione. La rivoluzione è diretta da qualcuno, è diretta dal partito, è diretta quindi da uno Stato comunista, mentre l'idea di anarchia è che non ci sia questa direzione centralizzata e che ognuno debba essere responsabile per se stesso. Quindi comunque i socialisti cominciarono anche loro a prendere le distanze dai movimenti anarchici, perché i regimi socialisti il potere lo hanno desiderato non meno di quanto lo abbiano desiderato i regimi democratici. Questa è abbastanza un'evidenza, poi si può aprire una discussione anche su questo. L'anarchia quindi ha portato diversi anarchismi anche ad usare la violenza nel rivoltarsi. Vorrei farvi vedere un video dove si parla in qualche modo della Comune di Parigi e di questo, di questa voglia di rivoltarsi, di questa sede di giustizia. Le donne che noi vediamo in questo quadro sono le donne della Comune di Parigi. Nel 1870 si sono costituite in un battaglione e hanno sconfitto addirittura i prussiani. Hanno scritto anche una canzone stupenda che noi vogliamo mettere in questa nostra serata, in questo nostro spettacolo. È una canzone un po' violenta, a qualcuno farà sicuramente raddrizzare i capelli, ma qualcun altro ci rifletterà sopra. Grazie. La 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 la. Sì, mi piaci te. Mi piace l'amore con te. Ma incinta non voglio restare. Oh no. Quel figlio non sarà per te, ma per il padrone io lo dovrei fare, perché me lo possa adoperare di fatica intristire, come in guerra mandare, solo per lui lo devo allattare, allevare dai vermi e dalla tosse, guarire. Sì, mi piaci te, mi piace l'amore con te, ma incinta io voglio restare. Oh no, quel figlio non sarà per te, ma per il padrone io lo voglio fare. Di lotte e di rabbia lo voglio allattare, di rosso soltanto vestire, nel vino e bestemmie bagnare, con canzoni bastarde lo voglio ninnare, e armato poi contro il padrone lo voglio mandare, e armato poi contro il padrone lo voglio mandare. Avete certamente riconosciuto Franca Rame nel cantare questa canzone popolare, in cui penso che in maniera molto chiara si vedono emergere questi due sentimenti fondamentali. Il primo è la coscienza di mettere al mondo dei figli per renderli schiavi di qualcuno. Per una madre questa è una riflessione molto, molto importante, amara. Il secondo sentimento è il desiderio di vendicarsi dell'ingiustizia, che chiaramente in chi viene oppresso è naturale che emerga. Il problema
forse degli anarchismi, è quello di tenere a bada questo secondo sentimento, per fare in modo appunto che la coerenza con il principio dell'anarchia di non fare violenza a nessuno sia sempre rispettato. Ecco perché il movimento anarchico, diciamo, contemporaneo ha abbracciato nella maggior parte dei casi il principio del pacifismo, della non violenza. Un esponente già nell'Ottocento di questo principio fu Lev Tolstoi, un grande scrittore russo, anche Gandhi abbiamo nominato prima, possiamo nominare ancora altri personaggi illustri, Simone Weil per esempio, Henri David Thoreau, ancora Chomsky in tempi a noi contemporanei, Fabrizio De André, un cantautore che tutti conoscete. Comunque già secondo un grande pensatore anarchico, Mikhail Bakunin, il movimento anarchico è comunque caratterizzato da due tipi di personaggi, da due tipi di esponenti. Ci sono i distruttori, dice Bakunin, coloro che mediante, diciamo, la ribellione, spesso la ribellione anche armata, distruggono l'autorità costituita. Quindi cominciano un processo di distruzione dello status quo. E poi ci sono i creatori, quelli che sulle macerie di questo vecchio mondo vogliono crearne uno basato appunto sulla giustizia. E quindi a una fase di confusione, di solito un anarchismo dovrebbe far seguire una fase di ordine. Io potrei chiaramente citare tanti personaggi anarchici anche del Novecento, e ce ne sarebbero veramente tanti. Avendo poco tempo, vorrei proporre una riflessione su una grande donna anarchica del Novecento, Simone Weil, che fu probabilmente una delle più grandi menti dal punto di vista della riflessione sul potere. E si dice che ci sono state poche donne nel Novecento ad avere la possibilità di fare cultura, non è vero nulla. Ci sono state donne che hanno espresso una profondità di pensiero, di introspezione veramente grandiosa. Simone Weil è sicuramente una di queste. E vi volevo proporre proprio una riflessione che ha a che fare con l'anarchia di Simone Weil e che però parte da un tema particolare, che è il tema della verità, perché alla fine, ecco, l'anarchia si ispira proprio su una riflessione sul tema della verità. Dice Simone Weil: il bisogno di verità è il più sacro di tutti, eppure non se ne parla mai. La lettura fa spavento. Quando ci si è resi conto della quantità e dell'enormità di menzogne materiali diffuse senza vergogna anche nei libri degli autori più amati, e così leggiamo come se si bevesse acqua di un pozzo sospetto. Vedete, Simone Weil attacca il giornalismo, attacca l'informazione asservita al potere, l'impossibilità di capire qualcosa su ciò che è vero e distinguerlo da ciò che è falso. Non è possibile, dice ancora Simone Weil, soddisfare l'esigenza di verità di un popolo se a tal fine non si riesce a trovare uomini che amino la verità. L'anarchia è soprattutto, prima di tutto, bisogno di onestà, di uscire dal circolo della menzogna per alimentare un interesse personale, quindi il potere. Ecco perché poi alla fine Simone Weil fa delle riflessioni molto profonde anche sul marxismo e sul rapporto tra anarchia e socialismo, andando a dire che le idee di Marx, no, alla fine diventano un inconsapevole conformismo, dice la Weil, perché ecco che si basano sulle superstizioni più infondate della nostra epoca, le chiama la Weil. E che cosa intende? Intende il culto della produzione, il culto della grande industria, la credenza cieca nel progresso, cioè l'idea quindi che si possa costruire una società più giusta solo occupandosi delle risorse materiali. Quelle saranno pure importanti e importantissime, ma certamente se non c'è una riflessione sull'onestà individuale, sulla ricerca della verità, sull'essere veramente più aderente allo stato di natura, ritorniamo a Platone, allora è un po' inutile pensare che soltanto
costruendo uno Stato con delle leggi che dal punto economico possano sembrare più eque, sostituendo, diciamo, il potere del tiranno col potere di uno Stato, col potere di una qualche astrazione, si possa migliorare qualcosa. Simone Weil insiste, e su questo vorrei farmi un po' riflettere, sul parlare non di quelli che oggi si chiamerebbero i diritti. Noi oggi parliamo sempre di diritti. Simone Weil parla di doveri continuamente, doveri nei confronti degli esseri umani, doveri da rispettare come bisogni vitali, la libertà, la responsabilità, l'uguaglianza, ma anche l'onore, la sicurezza, il rischio, cioè tutte quelle situazioni in cui l'uomo dimostra veramente di essere un essere umano, quindi vive secondo verità. Se non inculchiamo, dice Simone Weil, negli esseri umani, anzi, se non lasciamo che si sviluppi in ogni essere umano la coscienza del dovere, chiedere dei diritti è qualcosa di totalmente inutile, è insensato. E questa perché la reputo una riflessione molto importante? Perché quando si parla di anarchia si parla di caos, no? Si parla di disordine, invece vedete che nelle riflessioni dei più grandi pensatori anarchici c'è tutto l'esatto opposto. Se vogliamo essere anarchici, dobbiamo prima di tutto prendere coscienza delle nostre responsabilità, non dei nostri diritti. L'anarchia non è un libertismo nel senso ognuno fa ciò che vuole. Assolutamente l'opposto. Ognuno rispetta prima di tutto gli altri. Questo è il punto fondamentale della riflessione. C'è un altro personaggio, filosofo, ma anche grande scienziato moderno, Noam Chomsky, che con le sue riflessioni sfata tanti miti, diciamo, a proposito dell'anarchia, primo tra tutti il mito che una società anarchica sarebbe senza regole, disorganizzata, caotica. Anzi, Chomsky fa proprio una riflessione all'opposto, diciamo che lui nota che nella storia della civiltà umana gli schiavi sono diventati a un certo punto servi. Questo è quello che è accaduto. Prima erano schiavi nel senso che qualcuno li obbligava con la forza fisica a fare qualcosa. Oggi basta guardare un pochettino la televisione, i rapporti clientelari tra la politica e l'informazione per capire che c'è più che altro un servilismo verso il potere assolutamente diffuso. Al contrario, la società anarchica è intesa come una società altamente organizzata, l'esatto contrario del caos, altamente organizzata, cioè dove il potere, che non è più potere a quel punto, diventa soltanto distribuzione di ruoli, di funzioni, di responsabilità, è distribuito al massimo, distribuito quanto più possibile. Chomsky usa il termine democrazia di base come sinonimo di anarchia, cioè la democrazia viene estesa fino a diventare qualcosa che prende l'individuo nella sua base. Quindi la democrazia diretta è un concetto molto vicino all'anarchia. Esempi veri e propri, pratici, di società anarchiche, per ovvie ragioni, non ne abbiamo avute. Vi ho citato la Comune di Parigi, vi posso citare come altro esempio quello che avvenne in Spagna nel 1936. Sapete che nel 1936 scoppiò in Spagna una terribile guerra civile, il fronte nazionalista guidato da alcuni generali, tra cui Francisco Franco, operò un'insurrezione armata e un colpo di Stato nei confronti del governo repubblicano, che era un governo marxista, e diciamo che la guerra civile è quella che poi portò alla lunga dittatura di Franco, che arrivò fino al 1975, una dittatura che fu appoggiata dai regimi fascista di Mussolini e nazista di Hitler. Durante questa guerra civile però avvenne una rivoluzione di stampo anarchico in Spagna, guidata dalla Federazione Anarchica Iberica, la FAI, e da un'organizzazione sindacale, la CNT.
e si tratta probabilmente della più grande esperienza libertaria di massa che sia mai avvenuta, perché anche se per poco tempo, diciamo, il potere fu consegnato davvero nelle mani del popolo, no? In quell'esperienza lì, senza delegarlo a nessuno stato centrale. Pensate che si espropriarono e collettivizzarono il 70% dei terreni in Catalogna, il 70% dei terreni, quindi veramente i contadini diventarono, diciamo, i proprietari delle terre, quando si dice la terra ai contadini, ma differentemente dalla rivoluzione russa, dalla rivoluzione bolscevica, non fu una collettivizzazione di tipo centrale, statalizzato, ma veramente una distribuzione di terre, quindi anche di responsabilità, a tutti i contadini singolarmente. Quindi pensate che 500.000 circa di contadini furono coinvolti in questa situazione. Sulla piazza di ogni villaggio venivano, diciamo, bruciati gli atti di proprietà fondiaria. I contadini, cioè, consegnavano alla collettività tutto quello che possedevano, diciamo, dagli attrezzi agli animali da tiro, ovviamente le terre. Il denaro fu abolito, sostituito, diciamo, da tagliandi, e non si trattava di vera e propria moneta, perché con questi tagliandi non si potevano comprare, diciamo, mezzi di produzione, ma si potevano comprare solo beni di consumo, tra l'altro in quantità limitate. E quello che è interessante per capire l'aderenza di questa esperienza al pensiero anarchico è che chiunque non voleva partecipare a questo sistema agricolo collettivizzato poteva avere un terreno di proprietà individuale, quindi, diciamo, diventare un agricoltore individualista, senza, a patto, diciamo, che questo terreno non eccedesse la sua capacità di coltivarlo e quindi necessitasse poi l'uso di lavoratori salariati, perché è questo il concetto, no, che introduce poi al capitalismo: io uso il lavoro degli altri. Quindi vedete che questa esperienza, anche questa finita nel sangue e nella repressione, ovviamente, illustra bene che anarchia è il contrario, proprio il contrario di violenza. L'anarchia lascia decidere ad ognuno il proprio destino, cioè se aderire o meno ad una collettività. Quindi la collettività diventa un modo di realizzarsi per chi lo vuole, e le leggi diventano, diciamo, un modo di accordarsi sull'organizzazione comune. Quindi non lascia a nessuno la possibilità di esercitare violenza sugli altri, per esempio pretendendo di possedere beni che per natura sono pubblici, come la terra o come l'acqua. Ecco che quindi, diciamo, volevo portare a conclusione questo discorso, che potrebbe diventare lungo quanto si vuole, ma io vorrei sempre contenere in termini accettabili. Vorrei concludere parlando di un esempio di anarchia moderno, a me particolarmente chiaro, perché particolarmente caro, perché ci ritrovo, diciamo, proprio tutte le componenti fondamentali del pensiero anarchico, che è quello che ritrovo in Fabrizio De André. Fabrizio De André è un nostro grande cantautore, anarchico per ammissione, per sua ammissione personale. In un'intervista definì se stesso come un libertario e spiegò cosa voleva significare. Disse queste parole: direi di essere un libertario, una persona estremamente tollerante. Spero perciò di essere considerato degno di poter appartenere a un consesso civile, perché a mio avviso la tolleranza è il primo sintomo della civiltà, deriva dal libertarismo. Se poi anarchico l'hanno fatto diventare un termine negativo, addirittura orrendo. Anarchico vuol dire senza potere, anarchè, con questo alfa privativo fottutissimo, vuol dire semplicemente che uno pensa di essere abbastanza civile per riuscire a governarsi per conto proprio, attribuendo agli altri con fiducia, visto che l'ha in se stesso, le sue stesse capacità. Mi pare così vada intesa la vera democrazia. Ritengo che l'anarchismo sia un perfezionamento della democrazia. Fu grazie a Brassens, un celebre cantautore francese,
che divenne anarchico. Furono i suoi personaggi miserandi e marginali a suscitarmi la voglia di saperne di più. Cominciai a leggere Bakunin, poi Malatesta. Imparai che gli anarchici sono dei santi senza Dio, dei miserabili che aiutano chi è più miserabile di loro, santi senza Dio. Partendo da questa convinzione, ho potuto permettermi il lusso di parlare anche di Gesù. Mi viene il dubbio che anche lui non fosse che un anarchico, convinto di essere Dio, o forse questa convinzione gliel'hanno attribuita gli altri. L'anarchismo di De André lo vediamo in tutte le sue opere, diciamo, poetiche, ascoltando le sue canzoni, potete da soli, diciamo, convincervi di quanto i sentimenti anarchici fossero profondi in questo artista. Vi cito un esempio, però, di poetica di De André, che mi sembra altamente rappresentativa di questo pensiero anarchico. Questa canzone, scritta tra l'altro con Francesco De Gregori, ma il testo è di André, che si intitola La cattiva strada, anche perché il titolo di questa canzone in qualche maniera simboleggia, da una parte, quella che è la visione che oggi abbiamo dell'anarchia, la cattiva strada, no? Dall'altra parte ci fa capire un po' meglio, ecco, cosa sia davvero questa cattiva strada. Il testo recita, parla di un personaggio, uno strano personaggio che va a fare un po' di dispetti a questo e a quello, incontrando, diciamo, sulla sua strada tanti altri personaggi a cui fa, appunto, gioca degli scherzi anche abbastanza pesanti. Per esempio, comincio a dire, alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose, questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada, perché forse sputare, diciamo, non è molto di più che andare in giro ad uccidere, no? Quindi un po' la riflessione dell'anarchico, perché evidentemente questo personaggio è molto anarchico nel suo modo di procedere, la riflessione che porta questo personaggio è quella di instillare, ecco, diciamo così, il dubbio nella persona così convinta di star facendo il bene, instillare il dubbio che questo bene in fondo non sia davvero così bene, no? Per cui sputarlo può essere un modo per innescare questa riflessione. Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina, a una prostituta, e quando lei gli disse come, lui le rispose forse è meglio, e come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì, sulla sua cattiva strada. Perché, ecco, forse il denaro guadagnato, il denaro che appunto è la prima fonte di potere, non può comprare la dignità. E soprattutto non cancella il dolore. E forse anche la regina, quando comincia a fare questo tipo di riflessione, si convince a seguire stranamente quello strano personaggio che in fondo l'ha insultata, no? La privata del suo guadagno. E in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse «è colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada». Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì, sulla sua cattiva strada. Anche questo pilota è simbolo di qualcuno che pensa di governare il proprio destino e il destino anche degli altri, esercitando quindi un potere, ma basta che qualcuno gli cambi le stelle, no? E il potere dimostra la sua vanità, la sua inutilità, l'aereo cade e poi è colpa di chi muore, no? Ecco che il pilota stesso riflette e va dietro al personaggio, lo segue sulla sua strada. E poi ancora, ci sono altri personaggi che invece di farvi conoscere con la mia personale interpretazione vorrei farvi invece ascoltare mandando il video. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché
Lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina, e quando lei gli disse come, lui le rispose: forse meglio è come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì. Sulla sua cattiva strada. E in una notte senza luna, truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse: colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì. Sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato versò da bere ancora un poco, e mentre quello lo guardava, lui disse: amico, ci scommetto, stai per dirmi adesso è ora che io vada. L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Ad un processo per amore baciò le bocche dei giurati, e ai loro sguardi imbarazzati rispose: adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, giusto e giusto che io vada. Ed i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono. Sulla sua cattiva strada. Sulla sua cattiva strada. E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venir con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva strada. Sulla cattiva strada. Quindi l'idea di una società anarchica fa ripensare alla stessa socialità umana, entra in gioco proprio l'idea di socialità umana, il rapporto fra le persone, e mostra quindi che è artificiosa la distinzione tra persone e società. Una società anarchica è fondata sulle persone concrete, sulla persona concreta, e quindi sulla capacità di ogni persona di creare forme sociali.
Quindi si evita di stabilire un processo di astrazione, no? Un'astrazione dei valori morali, valori assoluti, creare strutture funzionali anche a discapito delle funzioni delle persone stesse. Ecco, secondo il pensiero anarchico, la necessità di pace, di giustizia, di benessere non possono giustificare delle strutture di potere pubbliche come lo Stato, come la Chiesa, come l'esercito. Quindi l'idea di ciò che è buono, di ciò che è utile, è soggettiva, è multiforme, diciamo, è personale, non si può rappresentare come sovrumana, far diventare la mia idea di bene come un Dio che deve, diciamo, poi governare su tutti. I valori sono dentro di noi, noi li dobbiamo cercare dentro di noi, e una volta che li troviamo non possiamo imporli con la forza, con la coercizione. Possiamo discutere, possiamo cercare di creare dei legami sociali con gli altri, creare società che sono basate sulla discussione, sulla collaborazione volontaria, mai coercitiva. In una società anarchica, diciamo umana, comprensiva, Filumena Marturano sarebbe stata la legge e Domenico Soriano, diciamo, sarebbe stato disapprovato. Quindi la riflessione con cui vorrei lasciarvi, senza nessuna risposta, solo come riflessione: utopia e quindi l'anarchia, oppure utopia è la nostra convinzione di trovare il benessere in una società basata sul potere davanti all'evidenza pratica del fallimento da migliaia di anni di tale convinzione? È una domanda. Ognuno di voi anarchicamente, diciamo, la risposta. E grazie per la vostra attenzione. Grazie. E a voi anche la parola, la discussione, diciamo, la possiamo aprire subito.